Il prossimo 3 agosto la statua di San Basso salirà sul peschereccio Teresa Cannarsa. Tanta gente ha riempito il piazzale davanti al mercato ittico al porto di Termoli per il sorteggio tanto atteso. Le istituzioni saranno portate in processione dal San Pio, la banda invece salirà sul Moby Dick. Non solo termolesi ma molti turisti hanno assistito all'evento, hanno ascoltato con curiosità i brani dedicati al santo patrono, tra cui quello musicato da Nicolino Cannarsa e intonato dal coro dell'associazione Ubattelluccio. Emozionati i giovani fratelli Francesco e Matteo Cannarsa. Siamo felicissimi per questa, per quello che è successo, veramente. È un'emozione grande. Sì, la barca è già pronta. È una barca di famiglia. Sì, l'abbiamo appena acquistata questa barca. Da poco? Sì, da pochissimo. E quindi per voi sarà la prima grande festa? Sì, anche perché si chiama Teresa Cannarsa in onore a nostra zia Rita, che purtroppo è venuta a mancare un po' di tempo fa. E appunto si chiama Teresa Cannarsa per ricordare il suo nome. Al tavolo delle istituzioni il sindaco Francesco Roberti, il vescovo Gianfranco De Luca, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni della pesca. Un momento di grande partecipazione, immagine concreta di comunità. Inizia la crescita dell'adrenalina, no? Che poi esplode nel giorno della festa, in modo particolare, ecco, nella processione a mare e poi nelle varie manifestazioni che caratterizzano questa festa unica, se vogliamo, no? Nel suo genere. E poi quest'anno è un anno un po' particolare, perché sappiamo i problemi che affliggono i pescatori e il mondo della pesca, per cui certo, però questa festa apre il cuore alla speranza ed è un invito forte a unirsi. È la prima tappa dei festeggiamenti in onore di San Basso, ora la grande attesa per la processione in mare. Si entra nel vivo delle festività qui a Termoli e questo è un momento molto bello, perché si vive e si rivive la nostra termolesità, per cui noi cittadini ci siamo abituati, però i turisti vedono qualcosa di nuovo, qualcosa di originale, ma soprattutto vedono che grande famiglia è la nostra comunità termolese.